Eccoci tornati con Anime News Splendori. Questa settimana, come al solito, è roba succulenta. Signori, stasera il Tiamat Festival inizia alle 19, ma alle 21 c'è l'evento più grande. Tia, dopo millenni, tornerà su Genshin Impact. Alle 19, invece, reaction a video di YouTubers. Comunque qualcosa di piccante. Comunque, alle 21 ho pronto un account di Genshin Impact da unboxare con voi, e da quel che so è anche molto ben fornito. Quindi lo unboxeremo insieme. La serata, però, vi ricordo che inizia alle 19. Ci vediamo dopo, belli. Il video è come al solito diviso in capitoli, ma vi consiglio la visione totale per rimanere più aggiornati. Let's go! Ah ragazzi, è stato rilasciato il trailer per lo speciale di Dr. Stone dedicato a Ryuzui, che come ben sapete è il mio secondo personaggio preferito di Dr. Stone, subito dopo Senku. Oltre al trailer, che trovate linkato in descrizione, così come tutti i video e trailer di Anime News, è stato anche annunciato che questo special durerà ben un'ora ed è stata riconfermata la data del 10 luglio 2022. Manca dunque meno di un mese per conoscere uno dei personaggi più carismatici di tutto Dr. Stone. Ovviamente che fa la sua comparsa nell'anime, nel manga, che è concluso, è già uno dei più amati. Quella che avete visto a schermo è chiaramente la nuova key visual rilasciata. Io ragazzi non vedo l'ora che arrivi questo special, me lo godrò. Non so se ridere o piangere, ma è stato rivelato il live action di Zombie 100, chiamatelo come mi pare, manga che in Italia è edito da J-Pop e che narra un'apocalisse alquanto particolare. Più che un'apocalisse alquanto particolare, perché di fatto si tratta di un'apocalisse zombie, semplicemente narra dei personaggi che reagiscono in modo particolare all'apocalisse. Il protagonista è veramente fuori di testa, ma non solo lui. Detto questo, il manga è anche simpatico a mio avviso, ma per quanto riguarda il live action ho seriamente paura. Quella che state vedendo attualmente è un'immagine rilasciata e quello che state vedendo attualmente è lo zoom sulla zombie abbracciatutti. Palesemente l'attrice all'interno del costume dell'orso abbracciatutti. Boh, signori miei, io alzo le manine da loli come al solito, sui live action non mi pronuncio, vedremo. Come avete visto nel video di ieri, è stato rilasciato un nuovissimo trailer per quanto riguarda la seconda stagione di Rent-A-Girlfriend, nel quale ammiriamo la dea in doccia, e uno spoiler grande come una casa, come quello del bacio tra Kazuya e Ruka, uno degli avvenimenti più importanti della seconda stagione. Ma dettagli, la mia reaction parla chiaro, stavo con le mani nei capelli quando è arrivato quel momento a schermo. Detto questo, in questo video abbiamo anche un'anteprima dell'opening che sembra essere molto 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 carina, anche se credo non supererà facilmente Centimeter delle Peggy's, che amo tanto. Vi ricordo che la data di uscita per la seconda stagione di Rent-A-Girlfriend si è fissata per il 1 luglio, tra veramente pochissimo. Sono davvero davvero felicissimo per l'annuncio riguardante l'adattamento animato di Oshinoko. E sì, questa notizia non si trova casualmente proprio dopo quella di Rent-A-Girlfriend. Infatti, la character designer sarà la stessa dell'anime di Chizuru e Kazuya, la Hirayama. Felicissimo, visto che sicuramente tirerà fuori dei character design mostruosi per l'adattamento animato di Oshinoko, che già nel manga sono davvero bellissimi. A mio avviso, il suo stile su Oshinoko ci azzecca pienamente. Quest'opera è una tra le migliori che stanno venendo pubblicate attualmente. Una storia ricca di mistero, tensione e spesso psicologica, accompagnata da bellissimi disegni e un'ottima narrazione. Spero davvero che l'anime saprà dare giustizia a Oshinoko. Vi lascio anche l'immagine rilasciata per festeggiare questo annuncio, dove vediamo Aqua e Ruby davvero fantastici. Troppa hype per questo adattamento, spero che arrivino a breve ulteriori notizie e soprattutto un trailer, anche se chiaramente si parla di un'opera che uscirà l'anno prossimo. Mamma mia ragazzi, quanto amo Villain Saga! Finalmente abbiamo un po' di informazioni. In primo luogo è stato rilasciato un trailer che finalmente ci mostra l'aspetto grafico effettivo che avrà questa seconda stagione. Ufficialmente sarà infatti prodotta da Studio Mappa, ma come ben sappiamo molto dello staff è proveniente da Wit Studio e dalla prima stagione di Villain Saga. Detto questo, sono molto felice della qualità che sembra trasparire dal trailer. Villain merita tantissimo, soprattutto nell'arco che sta arrivando e in quelli successivi. Calcolate ragazzi che la prima stagione dell'opera animata è un enorme prologo, la vera avventura di Thorfinn inizia adesso. Comunque abbiamo anche l'ufficializzazione del periodo nel quale arriverà sui nostri schermi, gennaio 2023. Poco più di 7 mesi. È stata rilasciata anche la key visual, che chiaramente avete visto adesso o nel corso della notizia, poi quello si decide in editing. Voi quanto siete felici, signori miei?
perché io lo sono davvero tantissimo. Molti dei manga che preferisco in questo periodo riguardano qualcosa di storico, che sia Golden Kamuy o per l'appunto Villain Saga. Non vedo l'ora della trasposizione animata di Villain 2, cazzo. Lo aspetto davvero troppo. The Devil is a Part-Timer 2 riceve un nuovissimo trailer, nel quale viene annunciata anche la data di rilascio, ovvero 14 luglio 2022. Non mi sbilancio troppo su questo titolo, sinceramente, voglio capire come andranno a fare a produrre questa seconda stagione. La prima non era male, era carina, un'opera che sicuramente può essere piacevole da vedere. Vedremo però come gestirà il tutto il nuovo staff e il nuovo studio. Un paio, in realtà tre, notizie riguardanti One Piece, e iniziamo subito con One Piece Red, che vi ricordo tra l'altro arriverà nei nostri cinema. Abbiamo ricevuto un nuovissimo trailer. Un nuovissimo trailer che sicuramente in parte ha fatto cacare un pochino sotto gli amanti del personaggio di Shanks e soprattutto della sua scrittura estremamente coerente nel corso di One Piece, ma ne abbiamo già parlato in live e veramente tantissimo, quindi non vorrei rompervi le palle anche qui in video, seguitemi in là. In brevissimo, spero davvero che si tenga conto di chi è Shanks e di cosa ha fatto con Ruffy, punto. E chi vuole capire, capirà. Vero sì che parliamo di un film di One Piece, quindi alla peggio stica, ma hey, mi piacerebbe comunque vedere rispettati i personaggi al meglio. Vero, Stampede? Tolto questo, Ado sarà la cantante che interpreterà le canzoni di Uta e il web è già esploso all'annuncio. Tra l'altro, oserei dire giustamente, la sua voce è qualcosa di eccezionale fuori da ogni misura. Insomma, in brevissimo, da una parte sono veramente in hype, si tratta comunque di One Piece, il personaggio di Shanks e compagnia bella. Dall'altra sono particolarmente preoccupato, visto che tratterà in questo modo il personaggio di Shanks, ma d'altro canto ancora sono estremamente in hype perché finalmente andrò a vedermi un film di One Piece al cinema, quindi non so che cazzo pensare, la mia testa è in subbuglio. Un po' di paura c'è, ma dall'altra parte c'è il pipo dritto. Rimaniamo in ambito One Piece parlando del manga, che come ormai ben sappiamo riceverà lo stop di un mese. Si fermerà a partire dal 27 giugno e riprenderà a partire dal 25 luglio. Oda si vuole preoccupare sia dei preparativi per il 25esimo anniversario di One Piece, sia del prima citato One Piece Red. Quell'uomo avrebbe pure voluto andare in Africa per supervisionare il live action di Netflix che dovrà uscire. Oh, pigliate una pausa, uomo, te prego, Oda, te prego. Detto questo, ci prepariamo all'arco narrativo finale di One Piece e non so dirvi quanto io sia in hype per questa cosa, mamma mia. Sinceramente, un accenno di tristezza, cioè, stiamo parlando di One Piece, qualcosa che nel bene o nel male è stato presente nella vita di tutti noi appassionati. Certo, conoscendo Oda potrebbe durare anni, ma quella punta di tristezza non sarà difficile da mandare via comunque. Ruffy sta arrivando al suo obiettivo. Ormai lo sappiamo e ne abbiamo parlato anche molto in live. Berserk ritornerà. Ad occuparsene sarà Studio Miura e chiaramente supervisionati e accompagnati dal grandissimo Mori. La serializzazione rinizierà a partire dal 24 giugno su Young Animal, la rivista che già precedentemente lo vedeva pubblicato. Anche di questo ne abbiamo parlato tantissimo in live, sia dei lati potenzialmente positivi, sia dei lati potenzialmente negativi, quindi non starò qua per altri 10 minuti a scartavetrarvi le palle. Concludo semplicemente la notizia dicendo che la mia fiducia ce l'hanno a mani basse. Non è stato dato assolutamente in mano alle prime persone che capitavano, anzi a Mori e agli assistenti di Miura. Insomma, veramente non è un qualcosa di casuale o fatto tanto per. Credo proprio che loro in primis vorranno dare a Berserk una vera e propria conclusione degna di quella che è l'opera. Magari non arriveranno al livello di Miura, ma sono sicuro che ci proporranno una buona opera. Mi ci gioco un po' la palla destra. Ma la taglio davvero davvero corta, il discorso sarebbe molto più ampio, l'abbiamo affrontato in live. Non è adesso la sede, la tagliamo qua. Rito, passate in live per il Tiamat Festival, perché alle 21 ci sarà Genshin Impact. Il Tia ritorna su Genshin Impact e unboxerà un account con dentro tante robe succulente che manco io so, quindi sarà tutto on fire. So solo che sarà un account molto buono e quello con cui giocheremo. Mentre alle 19, orario in cui partirà questa serata di Tiamat Festival, andremo a fare la reaction a dei video degli YouTubers, quindi un po' di piccantezza. Parliamo di Demon Slayer, di quanto ormai sia fottutamente intramontabile sotto ogni punto di vista. Billboard Japan ha annunciato che Zankyo Sanka di Eimer, opening, come ben sappiamo, seconda opening della seconda stagione di Demon Slayer, si è aggiudicata il primo posto nella categoria Japan Hot 100, relativa alla prima metà
del 2022. Ma non solo, sempre nello stesso periodo, infatti, la canzone si è classificata prima nelle categorie Hot Animation e Canzoni Scaricate. Che dire, in un modo o nell'altro, sempre qualcosa relativo a Demon Slayer fa parlare di sé ormai da anni. E sicuramente lo farà per i prossimi anni finché non verrà concluso l'adattamento animato di Demon Slayer e probabilmente per ancora qualche tempo dopo. E voi ragazzi, apprezzate questo opening di Demon Slayer? Perché letteralmente Zankyo Sanka di Emer è la mia opening preferita di Demon Slayer. Mortacci di chi ampretta ancora Guren! Scherzo ovviamente, vi si ama. Amori, il video giunge al termine. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di lasciare un mi piace, di seguirmi questa sera e tutte le sere in live a partire dalle 19. Un saluto al Tia. Ciao belli!